Per trascinare un carrello di massa di 400 kg, un operaio applica una forza di 50 N a una corda inclinata di 30 gradi rispetto al pavimento. Quindi, la prima cosa che dobbiamo fare è calcolare la componente orizzontale della forza applicata dall'operaio al carrello, la componente orizzontale F parallelo, la calcoliamo sapendo che l'angolo rispetto alla corda è uguale a 30 gradi, quindi F parallelo è uguale alla forza applicata per il coseno di 30 gradi, che è uguale a 50 newton per radice di 3 fratto 2, uguale 50 per 0,866 è uguale a 43,3 newton. Ora ci chiediamo Ora il problema chiede di calcolare la distanza percorsa dal carrello in 30 secondi. Noi sappiamo che per la legge del moto S, che è la distanza percorsa, è uguale a un mezzo a t quadro. Quindi la prima cosa da fare è calcolare l'accelerazione con cui si muove il carrello sottoposto alla forza di 43,3 N. Conosciamo la massa del carrello, perciò utilizzando la formula F uguale ma possiamo calcolare A come forza fratto massa uguale a 43,3 diviso 400 kg uguale a 0,108 metro su secondo quadrato. Adesso andiamo a sostituire questa accelerazione calcolata all'interno della formula della legge oraria e abbiamo che la distanza percorsa è uguale a un mezzo per 0,108 metro su secondo quadrato per 30 secondi alla seconda, che è uguale a 48,6 metri, che possiamo arrotondare a 49 metri. Ora il problema ci chiede di calcolare il tempo necessario perché il carrello raggiunga la velocità di 50 metri al secondo partendo da fermo. Ora, conoscendo la formula che l'accelerazione è uguale alla variazione di velocità nell'intervallo di tempo, possiamo definire che, ricavare che la variazione del tempo è uguale alla variazione di velocità diviso la nostra accelerazione media. Andando a sostituire i valori che conosciamo, la variazione di velocità è uguale a 5 metri secondo perché parte da fermo e raggiunge la velocità di 5 metri al secondo e la nostra accelerazione media è di 0,108 metro su secondo quadrato, uguale a 46 secondi. Infine, il problema ci dice, caricato con un baule, il carrello impiega 67 secondi per raggiungere la velocità di 5 metri secondo. Qual è la massa del baule? Quindi, sopra il nostro carrello andiamo a mettere un baule. Sappiamo che l'accelerazione media è data
esattamente come abbiamo fatto prima per calcolare l'accelerazione, adesso abbiamo una situazione leggermente diversa in cui la massa del carrello non è più solo la massa del carrello, ma è la massa del baule. Però, allo stesso modo, possiamo ricavare l'accelerazione data dalla forza diviso la massa del carrello più la massa del baule. La componente della forza è 43,3 diviso 400, che è la massa del carrello, più la massa del baule che non conosciamo. Quindi abbiamo espresso la nostra accelerazione in funzione della massa del baule. A questo punto, conoscendo la formula, che è quella che abbiamo applicato prima, dell'accelerazione media dato dal rapporto fra la variazione di velocità e nell'intervallo di tempo, possiamo anche scrivere che 43,3 diviso 400 più la massa del baule è uguale a delta V fratto delta T. Ne conosciamo i valori e quindi li andiamo a sostituire: 43,3 fratto 400 più mb è uguale, vogliamo che la variazione di velocità sia di 5 metri secondo in un intervallo di tempo di 67 secondi. A questo punto risolviamo la nostra equazione e facciamo 43,3 per 67 diviso 5 uguale 400 più la massa del baule. Da cui ricaviamo che 576 è uguale a 400 più la massa del baule, da cui la massa del baule è uguale a 576 meno 400 uguale 176 kg, che è come dire 1,8 per 10 alla 2 kg.